bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 30 ottobre. Ariete, Urano nel segno sorride alla luna in gemelli e le mette l'argento vivo addosso. Avrete voglia di muovervi, spostarvi, di fare esperienze diverse. Andrete incontro con gioia a nuovi volti e nuove situazioni. Sarete impulsivi e vi sentirete vivaci. Toro, il potente e generoso Giove vi protegge vestendo i panni di un amico, un parente o un collega di lavoro prodigio di buoni consigli. Lasciatevi coccolare. Avrete modo di conoscere gente valida, di spessore, con cui potrete condividere passioni e hobby. Gemelli, con la luna nel segno che crea aspetti positivi con Urano, ma anche negativi con Giove, Venere e Marte, la giornata potrebbe farsi incandescente. Possibile disordine e prese di posizioni insensate, battibecchi con il vicino e la porta accanto. Cancro, con i disegni astrali favorevoli del vostro cielo, allentate gli impegni e dite finalmente di sì a un viaggio finora tenuto nel cassetto. Avrete molte occasioni per conoscere gente simpatica, con culture e religioni differenti della vostra. Leone, grazie a Mercurio il vostro bagaglio di conoscenze è completo e corretto. Avere a disposizione certe informazioni vi facilita senz'altro la vita. Saprete porre rimedio, grazie a una certa prontezza e lucidità mentale, ai problemi di tutti i giorni. Vergine, Giove, Venere e Marte nel segno bisticciano animosamente con la Luna in gemelli e voi rimuginerete con spirito polemico su qualsiasi cosa. Per fortuna, con scherzi e battute, sarete capaci di fugare la tensione e di ristabilire l'intesa con gli amici. Bilancia, fidatevi delle vostre capacità mentali e della brillante dialettica. I vantaggi che ne ricaverete però potrebbero disperdersi per troppo spirito polemico. Un incontro casuale sarà importante per la vostra professione, cogliete la palla al balzo. Scorpione, il primo passo per risolvere un problema è riconoscerlo, ma un vostro familiare non lo vuol capire, continuando a nascondersi dietro a un dito. Non dimenticate che il self-control in certe occasioni è sicuramente un ottimo alleato, forse il migliore. Sagittario, con la Luna e Giove contrari, fate attenzione a non esagerare per eccesso di ambizione, soprattutto per quanto riguarda la vostra economia. Vedete tutto in modo ottimistico, poi vi arrabbiate quando vi rendete conto di aver preso una cantonata. Capricorno, la bravura di ognuno di noi non è tanto nel non avere problemi, quanto nel riuscire ad affrontarli e risolverli nel modo migliore. Impossibile schivarli tutti. Probabile qualche intoppo lungo la strada, ma troverete il modo di superarlo con successo. Acquario, c'è chi crede che tutto gli sia dovuto, ma sbaglia perché non è dovuto niente a nessuno. Tutto va realizzato con impegno, intelligenza e modestia. Tanti sono i buoni propositi, ma poi finite con il ricascarci. Tenete duro se volete raggiungere la meta. Pesci, svegliatevi. Quello che state vivendo non è un sogno, ma è realtà. Con Nettuno nel segno, se non sarete lucidi, andrete incontro a qualche abbaglio. Circondatevi di persone in cui nutrite una totale fiducia. Vi aiuteranno a superare ogni difficoltà.